DevSecOps è open source. Da un lato un approccio alla progettazione e automazione in cui la sicurezza è parte integrante, dall'altro l'open source, dove chiunque può visualizzare e intervenire sul codice sorgente. Oggi vediamo perché questi due approcci sembrerebbero andare in contrasto tra loro, ma in realtà coesistono a beneficio del software. Il software open source è un software libero. Questo vuol dire che utenti diversi hanno la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo. Se da un lato l'accessibilità del codice è quello che fa più paura, dall'altro è proprio il punto di forza dell'open source, soprattutto se pensiamo alla sicurezza. Avere persone sullo stesso codice, infatti, ci permette di individuare e risolvere più velocemente i problemi, di accelerare i cicli di rilascio, di avere librerie e tool costantemente aggiornati, di avere un software stabile e quindi maggiormente protetto da minacce esterne. Rispetto al software proprietario, quello open source evolve più velocemente perché la community verifica continuamente il codice. Le patch di sicurezza vengono rilasciate in modo più rapido grazie anche ad un'invisibilità globale sul progetto da parte di tutti i contributor. Ecco perché il binomio DevSecOps e open source non solo è possibile, ma è anche sicuro ed efficace. Se vuoi introdurre nella tua azienda tool e metodologie DevSecOps basati su software open source, contattaci.